Il karma non conosce collera né perdono. È assolutamente vero che le sue misure valutano i pesi perfetti del suo equilibrio. I tempi non sono niente, il domani giudicherà o dopo molti giorni. Il senso di giustizia è profondamente radicato nella mente umana. Perché la mente fa parte del cosmo, le cui azioni e reazioni si basano sulla giustizia. Non c'è niente come un bambino profondamente risentito, niente che amareggia così un adulto per la sensazione di essere stato trattato ingiustamente. Gli uomini accetteranno le disgrazie, almeno senza amarezza, se sono consapevoli di meritarle. Sfortunatamente, nel confuso e distorto punto di vista mentale di oggi, con l'egoismo così comune e la dottrina comunemente praticata di ogni uomo per se stesso, nei paesi europei non c'è fiducia nella giustizia delle cose. Come può essere che dopo secoli di falsi insegnamenti e contraccolpi di vendetta in tutte le epoche, se ne possono trovare pochi che non siano complicati. Niente, se non una vera filosofia di vita può forse fare in modo che la gente affronti i fatti. Deve esserci una prospettiva più ampia di quella che una teoria di vita offre. Deve essere data agli uomini qualche opportunità per armonizzare con la giustizia la frequente visione del buono punito e del cattivo ricompensato, prima che essi purifichino i loro cuori dall'amarezza. Devono trasformare il sospetto in fiducia e scrollarsi di dosso le lenti ingannatrici che hanno camuffato ogni fratello come un alieno. È più particolarmente nei paesi cristiani che la percezione della giustizia dell'universo è stata così completamente perduta. Nel buddismo, nel zoroastrismo, nel vedantismo e nel taoismo, l'insegnamento del karma non è andato perduto. E sebbene i paesi dominati da queste religioni si trovino nei loro cicli oscuri, il crimine non è dilagante come da noi. Nel 1889 Madame Blavatsky, nella chiave della teosofia, così scrive: secondo l'ultimo censimento a Ceylon, in India, nella tavola comparativa dei crimini commessi da cristiani, musulmani, indù, eurasiatici, buddisti, eccetera, su 2 milioni tra la popolazione, presi a caso da ciascuno e che coprono i misfatti di parecchi anni, la proporzione dei crimini commessi dai cristiani sta 15 a 4, al confronto di quelli commessi dal popolo buddista. Fin da allora sappiamo che i crimini sono enormemente aumentati in Occidente. Sempre la Blavatsky nel 1888 in Lucifer scrive editorialmente: questo è quanto si legge nel Tablet, l'organo principale degli inglesi cattolici romani sui credi e la criminalità. Sottolineo le affermazioni più notevoli. L'affermazione ufficiale riguardo al progresso morale e materiale in India, che è stato pubblicato recentemente, fornisce un contributo davvero interessante alla controversia sulla questione dei missionari. Da queste cifre appare che, mentre noi effettuiamo un rimarchevole deterioramento nei nativi convertendoli ai nostri credi, il loro standard di moralità è così elevato che, pur convertendoli al cristianesimo, non possiamo riuscire a renderli tutti insieme così cattivi come lo siamo noi. E poi abbiamo un'altra citazione, tratta da The Will of the Law, che è la seguente: i buddhisti credono che ogni azione, parola o pensiero, abbia le sue conseguenze, che prima o poi si presenteranno nel presente o nel futuro,
Le azioni cattive produrranno cattive conseguenze, le buone azioni produrranno buone conseguenze. La teosofia insegna che la giustizia non esige da noi alcuna punizione. Ci penserà il karma più efficientemente di quanto possiamo fare noi e darà a ciascuno solo quello che merita. Perché dovremmo aggiungere qualcosa in più? La nostra sola cura dovrebbe essere di aiutare gli uomini ad affrontare coraggiosamente il deserto. Che cosa potremmo realizzare se il sistema delle nostre prigioni fosse basato su misure educative e non punitive? Le migliori menti più sagge della nostra civiltà, in numero sempre crescente, stanno comprendendo tutto questo nel considerare la violazione evidente del dovere reciproco, vale a dire il delitto legalizzato, che è un segno della nostra epoca. I futuri cittadini della nostra Repubblica guarderanno indietro con orrore al barbaro costume della pena capitale. Il karma di ostacolare il piano della natura deve essere pesante per le nazioni che l'hanno permesso. Naturalmente la società deve essere protetta contro i malfattori, ma in modo che questi ultimi siano rieducati, non resi peggiori. Quando il senso morale di un individuo è offeso, è sufficiente presumere che in questi fatti vi è sempre una base filosofica. La teosofia ha dato insegnamenti molto specifici riguardo al peccato di togliere la vita ad un altro, che invece sembra essere esaltato quando lo Stato è un assassino, perché molti sono coinvolti nel crimine. Senza cercare di spiegare dettagliatamente l'insegnamento, come la reazione sulla società, si potrebbe dire che un individuo che è violentemente privato del corpo in realtà non muore, cioè lascia l'atmosfera di questa terra, ma resta sul piano astrale, più in libertà rispetto alle sbarre di una prigione, finché si è concluso il termine della sua vita naturale. Qui egli può, e lo fa, influenzare le menti deboli a commettere un crimine e iniettare il suo sentimento di odio contro la società che lo ha così maltrattato nelle menti degli uomini viventi. Pensate al terribile karma che questo comporta per tutti quelli che vi sono coinvolti e confrontatelo con i risultati che invece seguirebbero uno sforzo sincero ed intelligente di aiutare i criminali fuori dalla melma in cui si trovano. Nella chiave della teosofia, sempre Madame Blavatsky scrive: «Non resistete al male e rendete il bene per il male». Sono precetti buddisti e furono predicati innanzitutto tenendo presente l'implacabilità della legge karmica. Per l'uomo prendere direttamente questa legge nelle proprie mani è comunque una presunzione sacrilega. La legge umana può usare misure restrittive ma non punitive. Ma un uomo che, pur credendo nel suo karma, si vendica e si rifiuta di perdonare ogni ingiuria, in tal modo travisa il bene con il male ed è un criminale che danneggia solo se stesso. Poiché è sicuro che il karma punisce l'uomo che ha torto, cercando di infliggere una punizione addizionale al suo nemico, egli, invece di lasciare quella punizione alla grande legge, aggiunge il proprio contributo e con ciò genera una causa per la futura ricompensa del suo nemico e una futura punizione per se stesso. La teosofia insegna anche qualcosa che potrebbe ulteriormente complicare l'interpretazione della legge karmica. Oltre alle cosiddette disgrazie che arrivano alla maggior parte della gente inavvertitamente e non richieste, vi sono coloro che hanno sorpassato la maggioranza nella scuola della vita e sui cui ego qualche volta arriva il cattivo karma per amore della disciplina, per superare difetti, per ottenere una grande fortitudine. Oppure possono assumersi un compito difficile e spiacevole, come vivere volontariamente nei bassi fondi o in prigione, solamente per poter aiutare i nostri fratelli.
Ci possono essere per la mente molti altri esempi del genere, che diventano sempre più frequenti e formano un luminoso esempio contro il retroterra della nostra civiltà. Un'altra prova che il senso della giustizia è oscurato la troviamo nel credere nella preghiera o in una deità esterna. Questo non si riferisce all'aspirazione, allo sforzo di raggiungere il Dio interiore, che dovrebbe essere sempre sullo sfondo della coscienza o in primo piano, ma alla richiesta di benefici personali. Sempre Madame Blavatsky dice che è folle e inutile se non è accompagnato dal potere della volontà, e quando è così diventa magia nera. Considerando impersonalmente lo spettacolo di due eserciti, invitate ad uccidersi reciprocamente. Ognuno di essi si appella piamente a Dio per vincere. Se è sincera, la preghiera per i favori personali è fiaccante e degradante. Se non è sincera, è pura ipocrisia. Quanto più salutare, virile, stimolante ed elevante è l'insegnamento del karma. Evoca la dignità innata nell'uomo di sapere che egli è il padrone del proprio destino. Quello che si semina si raccoglierà. Che nell'universo non esiste il caso, che gli esseri privilegiati non esistono, ma che i tesori illimitati della natura sono disponibili per chi affronta le condizioni. Vi è un aspetto più nobile riguardante la giustizia. Dopo una vita di battaglie, di disciplina, o forse di sofferenza e disappunto, arriva il piacevole Devashan. Una meravigliosa ricompensa di beatitudine e riposo, una gloriosa preparazione per il nuovo giorno. Questa è la legge che agisce per la giustizia, che nessuno alla fine può sviare o fermare. Il suo cuore è amore, il suo scopo è la pace e il soave completamento.